Ritardo nella pubblicazione del bando per la riattivazione dopo 3 anni di assenza del Metro del Mare. La gara per individuare la compagnia di navigazione che dovrà mettere in collegamento i porti del Cilento con le città di Napoli, Salerno, la Costiera Amalfitana e Capri doveva essere indetta agli inizi di febbraio, ma ad oggi ancora nulla. Dopo l'annuncio della riattivazione del servizio marittimo agli inizi di febbraio, la Regione Campania ha ritenuto di modificare la strategia progettuale per le criticità emerse in fase di attuazione di 3 progetti di eccellenza, tra cui il Cilento Blue Club, e quindi di approvare i nuovi piani esecutivi. Questa procedura ha comportato un ritardo nella pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, tanto da mettere in guardia gli operatori del settore. Ci vorranno infatti all'incirca una 60ina di giorni, partendo dalla data di pubblicazione, per conoscere la compagnia di navigazione vincitrice. Una telenovela infinita, quella del progetto Cilento Blue Club, relativo ai trasporti marittimi che ha messo a finanziamento nel 2011, subisce l'ennesimo ritardo dopo i tanti intoppi burocratici di questi anni. Non creiamo inutili allarmismi, afferma Angela Pace, commissario straordinario dell'IPT. Siamo ormai alla fase finale per la pubblicazione del bando. Sgombra il campo da ogni allarmismo anche il neo assessore regionale al turismo Corrado Matera. Tutto partirà entro l'estate, garantisce. Un ritardo di 15-20 giorni, se consideriamo che parliamo di un progetto datato 2011, non mette sicuramente a rischio la buona riuscita di un'iniziativa molto importante per il Cilento. Entro la fine di marzo dovrebbe essere dunque pubblicato il bando per consentire di fatto l'attivazione del servizio di mobilità via mare dal 1 luglio al 31 agosto 2016. Nel frattempo, a meno di ulteriori modifiche, sono già state individuate 3 linee marittime. La linea 1, attiva il sabato e la domenica, sarà quella Salerno-Costa del Cilento, con collegamenti andate e ritorno da Salerno per Agropoli, San Marco di Castellabate, Acciaroli, Casalverino, Pisciotta, Palinuro e Marina di Camerota. La seconda linea, attiva dal lunedì al venerdì, sarà Cilento Costa d'Amalfi, e la terza linea, attiva dal lunedì al venerdì, con collegamenti da Sapri per Palinuro, Acciaroli, San Marco di Castellabate, Capri e Napoli.